kit di flusso laterale non disponibili per la consegna dopo l'annuncio di Johnson sulla fine dei test gratuiti. E l'annuncio di Johnson sulla fine dei test gratuiti ha portato i britannici a richiederne quanti più possibile prima che diventino a pagamento. Simona Seda. I kit di flusso laterale sembrano non disponibili per la consegna dopo l'annuncio di Johnson che non saranno più gratuiti dal 1 aprile. La notizia sembra aver innescato una corsa ai kit. La cancellazione dei test gratuiti fa parte del piano Vivere con il Covid di Boris Johnson, che ha anche posto fine all'obbligo legale per coloro che risultano positivi al Covid di autoisolarsi. Il numero di test rapidi disponibili ogni giorno è stato limitato per gestire la domanda, afferma l'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito, UKHSA. In linea con un nuovo piano del governo, i test ordinati online sono disponibili solo ogni 3 giorni, mentre in precedenza le persone potevano ordinare un nuovo pacchetto ogni 24 ore. Le persone che sperano di trovare test devono visitare continuamente il sito man mano che ne diventano disponibili altri, aggiunto il dipartimento. Tuttavia, sembra che sia ancora possibile accedere a test in farmacia. Dal 2020 sono stati forniti oltre 2 miliardi di test di flusso laterale in tutto il Regno Unito, afferma il piano Living with Covid. Ma prima della fine dei test universali e gratuiti in Inghilterra, sarà necessario che l'UKHSA limiti il numero di test distribuiti ogni giorno per gestire la domanda. La corsa ai test arriva quando il Comitato Congiunto per la Vaccinazione e l'Immunizzazione, JCVI, afferma che esiste una forte possibilità che i vaccini Covid debbano essere somministrati ogni anno allo stesso modo dei vaccini anti-influenzali. Simona Sieda per Italy Today UK.